La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che scappano, soltanto il sole svengono, mentre col moto ce la spassiamo in fondo al mare. Ispirato da un noto documentario naturalistico andato in onda qualche anno fa sulla BBC, Richard Breese ci propone Reef Encounter. Ora parliamo dell'ambientazione, tenetevi forte. Ogni giocatore, da 2 a 4, dispone di un pesce pappagallo, a cui occorre dare in pasto la migliore qualità e quantità di tessere polipo, da rosicchiare dalla barriera corallina. Gli aggregati di tessere polipo poi costituiscono coralli di vario colore, che possono anche sopraffarsi a vicenda. Ciò che possiamo fare noi è porvi a protezione i nostri gamberetti, e quando il corallo avrà raggiunto le dimensioni sufficienti, potremo finalmente sfamarcene. È la What's Your Game che lo ha pubblicato in italiano nel 2005. Se siete arrivati fin qui e l'ambientazione non vi ha scoraggiato abbastanza, vi dico bravi, ma non demordete. Datemi giusto una decina di minuti per spiegarvi anche come funziona e sono sicuro non ve ne pentirete. Il tabellone è costituito dalle 4 mappe, ciascuna delle quali rappresenta una formazione rocciosa della barriera corallina. Su ogni roccia troviamo i 5 spazi da cui inizieranno a formarsi i coralli dei 5 colori. La formazione iniziale quindi è costituita dalle tessere polipo che vi sovrapponiamo una per colore. L'altra plancia comune è la mappa mare aperto. Negli spazi superiori vanno le tessere corallo, che inizialmente poniamo tutte sul lato con la stella marina o tutte sul lato opposto. In quelli in basso invece va un cubetto larva per ognuno dei 5 colori di corallo e poi un numero variabile da 1 a 3 tessere polipo pescate dal sacchetto. Altre 5 tessere, una per colore, le teniamo accanto alla plancia come bonus. Sulla destra infine troviamo gli spazi destinati ai cilindri alga e ai gamberetti, questi ultimi in dotazione ai giocatori. Nel proprio colore, difatti, ognuno dispone di un contenitore che rappresenta il suo pesce pappagallo, di uno schermo e di 4 gamberetti da porre dietro il proprio schermo. Completano i componenti le carte con le azioni di gioco, sempre una per giocatore. Da un lato simboleggiano le azioni, dall'altro le sintetizzano per iscritto. In partita vengono impiegate tante formazioni rocciose quanti sono i partecipanti. E sempre in funzione del numero di giocatori e delle posizioni al tavolo, a partire dal primo scelto a caso, ognuno pesca un numero di tessere polipo da piazzare dietro al proprio schermo, assieme a 2 cubi larva di colori a scelta. Infine, ognuno dà in pasto al pesce pappagallo segretamente una prima tessera polipo a scelta tra quelle pescate. Ora possiamo iniziare. Lo scopo è realizzare il maggior punteggio a fine partita, data dalla migliore qualità e quantità di tessere polipo di cui saremo in grado di sfamare il nostro pesce pappagallo. La partita si svolge in turni. A partire dal primo e proseguendo in senso orario, ogni giocatore completa il proprio turno eseguendo un certo numero di azioni tra queste, prima di passare la mano al giocatore successivo. Le azioni sono rappresentate anche sulla carta aiuto. Possono essere eseguite nell'ordine che si desidera e quante volte si vuole, ad eccezione di quelle con l'uno per, che possono essere eseguite un'unica volta al turno. Il russo parte con l'azione 8. Ogni volta che vuole può scambiare un suo cubetto larva da rimettere in riserva per una tessera polipo dello stesso colore presa dal sacchetto. Poi gioca l'altro cubo larva, lo rimette in riserva per piazzare su una formazione rocciosa a scelta fino a 4 tessere dello stesso colore prese da dietro al proprio schermo. In aggiunta, all'interno di questa stessa azione potrebbe giocarne un numero qualsiasi dello stesso colore prese però davanti il proprio schermo, ma non ne ha. Può piazzarle su un qualsiasi spazio di nuda roccia,
ma il giocatore sfrutta questa tessera per espandere il corallo viola già presente. Una o più tessere polipo dello stesso colore, ortogonalmente adiacenti, di fatto si dicono corallo. Ogni formazione rocciosa inoltre ha uno spazio centrale di crescita extra contraddistinta dalla stella. Non appena una tessera viene piazzata adiacente ortogonalmente a uno spazio di crescita extra non occupato, su questa casella ne cresce una bonus dello stesso colore, subito rimpiazzata all'esterno del mare aperto con una dal sacchetto. Una volta per turno poi puoi introdurre dal proprio schermo un gamberetto da piazzare a protezione di un qualsiasi corallo libero da gamberetti. Su una roccia un giocatore può avere al massimo due gamberetti. Tutte le azioni sono opzionali, il giocatore può decidere anche di non fare nulla durante il suo turno e ce lo indica all'azione 9. L'unica azione che va obbligatoriamente eseguita dopo che il giocatore ha deciso di terminare le sue azioni è la 10. Deve prendere e porre dietro il proprio schermo tutto il contenuto di una casella scelta tra le 5 in basso nel mare aperto. Infine rimpingua la casella con un cubetto dello stesso colore preso dalla riserva e con tante tessere polipo dal sacchetto quante sono le caselle con meno di 3 tessere. 3 in questo caso. Il giocatore successivo in senso orario parte giocando un cubetto larva viola. Siccome abbiamo detto che può espandere un corallo già presente, decide addirittura di espandere quello protetto dal gamberetto avversario. Vero che l'azione 2 può essere eseguita una sola volta al turno, ma la carta dice anche che l'azione 3, perfettamente identica alla 2, può essere eseguita una volta. In pratica, in ogni turno è possibile giocare cubetti larva per piazzare tessere polipo per un massimo di 2 volte. Ed è quanto fa il giallo, che scarta il cubo bianco per espandere il corallo bianco. Ma un corallo composto da almeno 2 polipi può attaccarne un altro adiacente, se ne ha la supremazia. La supremazia si individua consultando le tessere corallo. In questa situazione la tessera relativa al rapporto bianco-viola indica che il bianco prevale sul viola, quindi può attaccarlo. Ma il corallo viola è anche protetto da un gamberetto. Il gamberetto ha la funzione di proteggere dagli attacchi la tessera su cui si trova e tutte quelle ortogonalmente adiacenti. In pratica sono inattaccabili le tessere viola su questa croce. Il giocatore giallo quindi sfrutta le 3 tessere che ha da giocare per mangiare quelle viola attaccabili. Le tessere viola mangiate si dicono consumate e vanno poste davanti allo schermo dell'attaccante. Abbiamo già detto che possono essere piazzate in barriera come tessere extra quando si gioca un cubetto larva dello stesso colore, ma possono avere altre 2 funzioni. Con l'azione 6 il giallo rimette nel sacchetto una tessera polipo consumata in cambio di un cubetto larva dello stesso colore da porre dietro il proprio schermo. Con l'azione 7 invece la scambia per un cilindro alga di un colore a scelta. Deve piazzarlo subito sull'apposito spazio della mappa mare aperto. Così facendo vengono girate tutte le tessere corallo che rappresentano in basso a sinistra l'alga dello stesso colore del cilindro. Questo inverte il rapporto di forza tra i colori dei coralli, quindi se prima era il bianco a prevalere sul viola, ora è il viola che può attaccare il bianco. Inoltre per reinvertire nuovamente questo rapporto occorrerà un cilindro alga viola, quindi quello verde sullo sfondo ci informa su quale ci ritroveremo in primo piano sul lato opposto. Il giallo chiude il suo turno al solito svuotando e poi rimpinguando uno spazio mare aperto. Il cilindro alga verrà rimpiazzato solo da chi eseguirà la stessa azione in seguito. Più avanti in partita, il giallo apre il suo turno mangiando un corallo con il pesce pappagallo. L'azione 1, se intrapresa, deve essere effettuata per prima. Se il suo gamberetto protegge un corallo formato da almeno 5 tessere, a inizio turno può rimetterne 4 nel sacchetto e dare in pasto al pesce pappagallo le eccedenze. Essendo il primo corallo in partita mangiato dal suo pesce pappagallo, il gamberetto che lo proteggeva va piazzato su uno degli appositi spazi della mappa mare aperto. Con le seguenti azioni 1, il gamberetto mangiato andrà invece posto direttamente nel pesce pappagallo insieme alle tessere. Ora che un suo gamberetto è in mare aperto, il giallo può eseguire l'azione 7 anche in altro modo. Scambiandolo con una tessera polipo consumata, il cilindro alga, anziché essere piazzato sullo spazio mare aperto sostituendosi all'eventuale cilindro precedente, può essere posto su una tessera corallo con l'alga dello stesso colore del cilindro. Le altre tessere con l'alga blu vengono subito girate, ma questa tessera resta bloccata per il resto della partita. Su ogni tessera corallo va una sola alga. È possibile piazzare un cilindro alga su una tessera corallo una sola volta per turno e un giocatore non può piazzare un cilindro alga sull'ultima tessera corallo disponibile se non ha mangiato almeno 2 tessere polipo.
Poi, giocando un cubetto viola, vuole piazzare questa tessera polipo, ma non può farlo qui, poiché non si possono unire coralli protetti, anche se da gamberetti dello stesso colore. Il giallo allora ricorre all'azione 5, che contrariamente a tutte le altre, può essere eseguita anche durante un'altra azione. I gamberetti possono essere mossi quante volte si vuole, sulla nuda roccia, su un altro corallo o anche dietro il proprio schermo. Ma in questo caso ricordiamo che per riportarli in barriera occorre eseguire l'azione apposita. Il posizionamento sulla nuda roccia però è sempre solo provvisorio. A fine turno il gamberetto dovrà trovarsi o su una tessera polipo o dietro lo schermo, sempre che non sia stato già mangiato naturalmente. In ogni caso abbiamo liberato questo corallo, che quindi può essere accorpato a quello protetto. E con l'azione 5 il gamberetto può spostarsi anche sullo stesso corallo, a protezione stavolta di tessere diverse. La partita termina non appena tutte le tessere corallo sono occupate da cilindri alga, o quando il giocatore ha dato in pasto al pesce pappagallo anche il quarto ed ultimo gamberetto. Quando ciò avviene, i suoi avversari a turno hanno diritto ad un'unica azione 1. Con la quale possono mangiare un ultimo corallo protetto, rimettendo però stavolta nel sacchetto 5 tessere e mangiando le altre. Segue il calcolo del punteggio. Ogni giocatore somma i punti dati da tutte le tessere mangiate. Ogni tessera vale tanti punti quante sono le tessere corallo che raffigurano il suo colore come dominante, più 1. Nel nostro caso, ogni tessera viola vale 1, 2, 3, più 1, 4 punti. Vince chi realizza il punteggio maggiore. Per esperienza, ciò che frega Riff Encounter è la sua tedescosità abbinata ad un'ambientazione che, lo ammetto, è difficilmente digeribile. E sì che proprio l'ambientazione è stata particolarmente curata dall'autore. Gli elementi in gioco si incastrano proprio per ricreare tutti gli aspetti di questa catena alimentare sottomarina. Di contro, personalmente, è proprio l'abbinamento tra meccanica e storia ricreata che mi fa piacere Riff Encounter, ma sin dalla sua pubblicazione, valli a capire i gusti. Il dato oggettivo però è la componentistica di gran pregio, soprattutto dopo il restyling grafico operato dalla What's Your Game rispetto alla precedente versione tedesca. Più recente invece è la sua espansione, che con un gioco di parole si chiama Incontri sulla barriera corallina del secondo tipo. È un'espansione che aggiunge ulteriori elementi al gioco, stavolta anche di tipo casuale, ma non l'ho mai provata. A naso devo dire che non mi è mai parsa un'espansione imprescindibile. Qui però mi interessava portarvi a conoscenza anche solo del base, che secondo me merita e a cui sono molto legato. E poi, perché no, magari ho convinto qualche detrattore a dargli un'altra chance. In ogni caso, divertiamoci. Ciao!